amici viaggiatori, benvenuti a Maranello. Alle mie spalle il tempio della Ferrari, il museo Ferrari. Siete pronti a venire con me alla scoperta di questo posto e di tantissimi altri territori qui in Emilia? 3, 2, 1, si parte! Il museo Ferrari di Maranello è tappa obbligata per i tifosi della rossa più famosa. Arrivano da ogni parte del mondo per visitare il luogo di nascita della celebre casa automobilistica fondata da Enzo Ferrari. Il museo ripercorre la storia di ieri e di oggi dell'azienda, guidando il visitatore in un percorso tra le auto di Formula 1 più celebri e vittoriose, modelli leggendari delle categorie sport e gran turismo, senza dimenticare le vetture da strada, che sono diventate un punto di riferimento nel mondo dell'automobile. La sala più rappresentativa della potenza Ferrari è sicuramente quella dei trofei. Qui i visitatori restano incantati dinanzi alle monoposto campioni del mondo dal 99 al 2008, davanti alla parete in cui sono custoditi oltre 110 trofei e i caschi originali dei piloti campioni del mondo. Adrenalina alle stelle poi per chi sceglie di provare l'emozione di guidare una Ferrari salendo su uno dei simulatori di guida che vi catapulteranno in uno dei circuiti più famosi del mondo come Monza o Silverstone. Continuiamo il nostro viaggio sulle orme della Ferrari e raggiungiamo la casa museo Enzo Ferrari. Quello che vedete alle mie spalle, alle porte di Modena, è proprio il luogo in cui è nato il fondatore della Ferrari. Della casa originaria in cui Enzo Ferrari nacque nel 1898 oggi non resta più nulla. La visita si snoda attraverso le stanze vuote del piano terra che mostrano testimonianze fotografiche dell'epoca insieme ad una ricostruzione del suo ufficio. Accanto alla casa poi si trova l'officina che fu del padre di Enzo, ora perfettamente restaurata, adibita a museo dei motori Ferrari.